Tra le tecnologie disponibili per navigare alla massima velocità su internet emerge la FTTH, che porta la fibra ottica fin dentro casa o ufficio e permette di raggiungere e di superare i 1000 MB al secondo. Non tutti i comuni d'Italia sono coperti dalla fibra ottica diretta. Il comune di Fano, invece, ha stabilito un accordo con la Fibra Web S.p.A. per la copertura del territorio. Se ne è parlato nella Sala della Cultura, con gli interventi di Flavio Ubaldi, direttore commerciale dell'azienda, del professore Ennio Gambi, del Politecnico delle Marche, e Fabio Paternale, amministratore delegato della WAID. Un'azienda che collabora con l'amministrazione comunale per guardare il futuro. Quali sono gli obiettivi e quali sono gli intenti? Allora, gli obiettivi prima di tutto è di portare e agganciare quest'area dell'Italia alla nostra rete fibra ottica. L'azienda ha iniziato a sviluppare rete in fibra ottica nel 2012, ha coperto tutte le zone industriali dell'Umbria e da circa un paio d'anni è arrivata anche nelle Marche, coprendo un po' tutte le zone lungo la strada che collega le Marche all'Umbria, e siamo arrivati a Ancona e adesso lavoriamo sulla zona di Fano, poi saliremo verso Pesaro e scenderemo verso Ascoli. Questo è l'obiettivo, per cui coprire tutte le zone industriali. Questa è la nostra mission. Operatore alternativo con una rete indipendente, sarà strategico nel futuro, perché chiaramente la linea alternativa permette la resilienza dei servizi in caso di guasto, di attacco e salvaguardia dei dati che oggi sono costruiti in cloud. Professore, la cultura del futuro, la cultura dell'avvenire passa anche attraverso queste nuove tecnologie. Come affrontano gli studenti questa sfida per il futuro? Beh, gli studenti l'affrontano seguendo quelle che sono le indicazioni dell'università, ovviamente. L'università ha questo compito di indirizzare gli studenti e di spingerli verso l'innovazione, verso il futuro, verso le nuove tecnologie. Per cui gli studenti affrontano queste tematiche seguendo quelli che sono i nostri corsi di studio all'interno dell'università e apprendendo sempre di più quelli che sono gli obiettivi nuovi, innovativi in termini di servizi e in termini di tecnologie che consentono la realizzazione di questi obiettivi. Fabio Fraternale, un'azienda come la WAID non può fare a meno della fibra? Beh, direi di no, non può fare a meno della comunicazione innanzitutto a tutti i livelli, comunicazione per la progettazione, comunicazione con il mondo, perché abbiamo clienti che chiaramente operano in tutto il mondo e vivono in tutto il mondo, quindi direi che avere sistemi di comunicazione all'avanguardia, veloci e soprattutto sicuri è una prerogativa imprescindibile per chi fa il nostro mestiere. Un convegno come questo riesce a sensibilizzare ancora di più per implementare le nostre infrastrutture? Ritengo proprio di sì, ma direi, anzi l'ho detto poco fa nel mio intervento, che sono rimasto piacevolmente sorpreso da questa iniziativa che non conoscevo, e quindi il fatto che l'amministrazione della città insieme anche a un'azienda privata che si è posta a fare investimenti sul nostro territorio in questo senso deve essere accolta assolutamente con favore, un segno insomma intelligente di essere al passo coi tempi anche per migliorare la vita di tutti noi.